Buongiorno gente, allora prima di tutto pollicione, iscrizione, campanellina per ricevere notifiche, se volete condividere il video mi fate più che felice e vi ringrazio sempre per questo e per chi vuole sostenere il canale e accedere al servizio WhatsApp, vediamo poi Telegram come organizzarlo, c'è l'abbonamento. Oggi cerco di essere veloce perché è un aggiornamento nei prossimi eventi, o stasera o domani ritorno da voi. Resterò un mese, non di più. Poi tornerò a fare i video come li sto facendo adesso, cioè mandando i file audio in attesa di tornare ancora da voi, sperando che più avanti il circo Togni, il circo dei pagliacci, butti nel cesso il Green Pass e la pianti di rompere le scatole e soprattutto allenti i cordoni della borsa. Questo ne parlo tra poco. Ci tenevo a dirvelo anche perché ho già chiamato e ringrazio pubblicamente l'ospedale di Lodi, proprio quello di Piacenza non ha avuto la possibilità, ma quello di Lodi sì, che mi faranno le medicazioni. Lo ringrazio per questo, perché ovviamente devono prima di tutto sostituire la protezione e poi togliere le graffette. Per cui vi dico già subito che né il 9 né il 18 sarò online e probabilmente non ci sarà neanche materiale caricato. Per il resto, velocemente, il ministro Franco ha già detto chiaramente che non c'è trippa per gatti, non ci sono più soldi per aiuti. Ovviamente, perché non si può fare altro debito? Certo, insomma. Ribadisco, i soldi per le vaccate lo Stato li trova sempre, i soldi per aiutare i poveri e le persone in difficoltà non li trova mai, perché è un principio fondante dell'economia e della gestione economica da parte di questo branco di pagliacci del governo dei peggiori, guidato da uno che teoricamente di economia ne capisce. Ma visto che teleguidato dalla cancelleria del Reich, da Berlino, i risultati sono questi. Oltretutto continuano a rimbalzare voci su allunghiamo ulteriormente il brodo, anche se lo stato di crisi chiude il 31 marzo, allunghiamo il brodo sul resto, non se ne capisce l'utilità, non se ne capisce la necessità, ribadisco, è un provvedimento politico che non ha nulla a che vedere con l'aspetto sanitario e quindi allungarlo sembra l'ennesima idiozia. Ma ricordatevi una cosa, questo non è un governo, questo è un gruppo di persone che tirano a campare fino a settembre. A settembre scatterà la loro pensione e allora, yuhu, sono tutti contenti. Anche perché molti di loro, per le loro capacità, le loro qualità, 14.000 euro al mese non li prenderebbero mai. Al massimo gli dai 14 euro al mese, perché è più o meno quello che valgono. Figuriamoci se si scolano da queste posizioni. In cui sono stati dei miracolati, ne approfittano. Gli hai messo davanti la mangiatoia con dentro le carrube e loro. Avete capito quale animale mi ho fatto riferimento? Scusate, era una pastiglia. Per cui dubito che ci saranno ulteriori aiuti, forse un aiutino, ma ragazzi, mi hanno già fatto vedere, mi hanno già mandato già alcuni screen di bollette. Arrivati in questo periodo sono da infarto, aumenti quasi dell'80% rispetto al costo della bolletta originale. È allucinante. Non si può. Cioè io non penso soltanto alla famiglia, io penso anche alle piccole attività che si trovano bollette di questo tipo in una situazione di crisi in cui lo Stato di fatto non ha mai veramente dato aiuti, perché gli aiuti che ha dato lo Stato sono mancette. E si trova poi queste martellate da dover pagare, oltre alle tasse, perché ricordatevi, non è che le hanno cancellate, per le piccole attività le tasse non sono state cancellate, no, sono state prorogate, ma di fatto sono sempre lì. E io sinceramente mi chiedo, stiamo parlando comunque di un premier che conosce l'economia, ecco, mi dovrebbe spiegare questo premier che conosce l'economia, se le aziende chiudono, come la rilanci? Se i consumi diminuiscono perché i prezzi stanno aumentando su tutto, non, detto, non sono sparate, non sono prezzi che saltano su a proiettile, sono piccoli aumenti che però poi sommate a tutto il resto riducono le capacità di spesa degli italiani.
E riducendo le capacità delle spese dell'Italia c'è meno domanda, e se c'è meno domanda si produce meno, e un'azienda che produce meno magari ha personale in esubero, e per poter sopravvivere magari questo personale è costretto a licenziarlo. Raga, qui siamo alle basi, della circolazione economica, e Draghi queste cose dovrebbe conoscerle benissimo, Eppure siamo sempre qui. Abbiamo gente che si riempie la bocca di discorsi sul lavoro, urlando, e consente lo schifo che è stato consentito nei confronti di persone con disabilità, cosa di cui non si parla, perché i giornali attualmente la discussione, se non riguarda il Coccobello e gli elmetti e puttanate di quel tipo lì, perché tanto dicono sempre le stesse cose, non è la notizia sai che è una scemenza, è che la notizia è sempre la stessa ripetuta, cambiano due parole ma è sempre la stessa minestra ripetuta. E ovviamente devono parlare del successo di Sanremo. Io onestamente mi sto ancora chiedendo, ma chi cazzo? Vabbè, non entro nel merito perché sarebbe una polemica lunghissima. Dire che chi lo contesta sui social poi lo guarda. Io proprio l'ultima volta che ho visto Sanremo, ero un ragazzino, fate un po' voi. Ho detto, se voglio ascoltare la musica, se anche uscisse un buon cantante da Sanremo, me lo ascolto fuori da Sanremo. Non ho bisogno di andare lì e mi fanno schifo i programmi che stanno a metà tra il melenso e il politically correct forzato e di facciata. Però ragazzi, la situazione è questa qui e vedo che il governo non interviene. Non ne frega niente, non ci sono i soldi. Non ci sono i soldi per voi, non ci sono i soldi per voi. Per le puttanate i soldi li trovano sempre, per le vaccate li trovano sempre, per gli ecobonus che non servono a una sega perché nessuno li utilizza oppure li utilizza male, li trovano. Per le ristrutturazioni al 110% che poi di fatto si è visto cosa sta venendo fuori, li hanno trovati. Per i bonus, per i monopattini e minchiate così, li hanno trovati. Tutte cose inutili, tutti rivoli di soldi che vanno a finire nello scarico e che di fatto hanno tolto risorse a necessità serie. Perché ora, qui la notizia me l'ha sempre qua, Jack mi fornisce gli screen, sul Cittadino compare un articolo dicendo i sindaci, ovviamente il Cittadino è un giornale locale, ma estendetelo su tutta Italia. I sindaci stanno cominciando a preoccuparsi di questi rincari, perché se la gente non ce la fa e si rivolge come è naturale, perché è così che dovrebbe funzionare il sistema, ai comuni per un aiuto, i fondi dei comuni non sono illimitati, qualcuno finirà per non essere aiutato o essere aiutato poco. E ragazzi, è questa la realtà. Si scarica tutto sugli altri. Perché ve l'ho detto, lì c'è un branco di animaletti rosa che grufolano allegramente, che si preoccupano solo di avere la mangiatoia piena e che fanno anche polemiche abbastanza ridicole. Ora, una che ha lanciato il mio paracollega sul fatto che Salvini dice che bisogna parlare con la Russia, e ovviamente, siccome lui deve criticare Salvini a prescindere, dimenticandosi che 2 anni fa per lui Salvini era il Messia sceso in terra, prima era berlusconiano, poi è entrato Salvini. Poi, siccome si è visto che Salvini non c'è trippa per gatti, adesso quella scesa in terra a camminare sulle acque è la Meloni. Se andrà male la Meloni, c'è sempre comunque Letta che prende dentro tutto. Dicevo, secondo me sì, ovvio, non ci devi mandare Salvini. Se c'è uno che ha buoni rapporti con Putin e Berlusconi, mandaci Berlusconi. Se proprio devi mandarci qualcuno, ma non ci mandi Salvini, perché Putin che è un fiandrocchio d'antologia, ma è un politico vero. Uno come Salvini lo strizza nello spremiagrumi, mandaci Berlusconi. Tanto tra personaggi di quel tipo ci si intende. Ma sai quanto cazzo a me me ne frega della crisi ucraina creata tra l'altro dagli ucraini perché sono degli spaccamaroni che metà basta? Soprattutto quando devi fare la moralina facile per la questione ucraina, ma in Cina, con lo schifo che hanno fatto e stanno continuando a fare, ti tocca vedere gente che si esalta per i giochi invernali in Cina. Cos'è? Lo schifo che hanno fatto lì non vale perché bisogna baciare il culo al governo cinese, come baceranno il culo per i mondiali di calcio, giocati in inverno perché sennò là in estate schiatti? La realtà è questa, ragazzi.
Questa è la realtà. E purtroppo non c'è una scappatoia in tutto questo. Scusate, disturbatore solito. Non c'è una scappatoia in tutto questo. Alla fine, questo non è un governo. Questo è un gruppo di persone che si sono trovate nel posto giusto, nel momento sbagliato per gli italiani, però. Quindi adesso cercano di arraffare il più possibile. Perché sanno che dopo una possibilità non ce l'avranno più. Perché le loro qualità sono quelle che sono. Chi ha potuto si è già sistemato per il dopo, tipo Lazzolina. Altrimenti sanno che poi la fine che possono fare qual è? È quella di tornare ad essere nell'unità come erano prima. Questo lo stanno facendo a discapito degli italiani, di cui a loro non frega una fava, non frega niente. Infine chiudo una cosa, perché non vorrei che qualcuno capisse fischi per fiaschi. Io sarò sempre dalla parte del nostro amichevole avvocato di quartiere. Il fatto che non abbia seguito, o meglio, non abbia trovato bello il video che ha fatto nella sua disputa con Brandi, attiene al mio giudizio personale sul fatto che bisognerebbe parlarsi. Ovvio che se a parlare bisogna essere in due, e se la cosa viene messa su muro contro muro, è ovvio che non si cava un ragno dal buco. Però io penso che se tutti e due provassero a discutere non tanto sulla questione dello ZAC, su cui ve l'ho detto, è una cosa molto complessa, ma sul fatto che il Green Pass sia una misura del cacchio, magari qualche punto di convergenza la potrebbero trovare. Però bisogna abbassare i toni in tutti i sensi. È questo il discorso, perché, ve l'ho detto, però io sarò sempre dalla parte dell'avvocato per un motivo molto semplice, banale. Perché l'avvocato, al di là che voi possiate discutere le sue opinioni, è comunque uno che si fa un mazzo tanto per le persone in difficoltà. Perché dirigere una RSA non è come dirigere un'agenzia pubblicitaria o quel cavolo che volete. È una cosa difficile. Ti trovi a dover prendere decisioni complicate che servono solo a tutelare la salute di persone che spesso sono non solo fragili, ma abbandonate. Mi è capitato troppe volte, prima che ci fosse la crisi, di apportare cose a queste persone e vedere queste persone che si illuminavano semplicemente perché era una persona che li veniva a trovare, anche se un'estranea, mentre i familiari non si facevano vedere se non per le feste comandate. E quando dico feste comandate intendo prima di Natale e prima di Pasqua, dimenticandosi completamente di loro. Ecco, io penso che quando una persona si occupa di queste cose, deve essere non ammirata, perché non è facile. Poi le opinioni sono una cosa, ma il rispetto verso quello che fa uno per le persone in difficoltà, che possono anche avere quattro zampe e non essere persone, va valutato per quello che è. Quindi lo dico perché non vorrei che quando ho detto quel video non mi è piaciuto, non mi è piaciuto perché non mi piace quel tipo di diatriba, non mi piace quel tipo di contrapposizione, punto. Ma se mi dicessero da che parte ti schieri tra i due, per l'umanità che hai, io mi schiererò sempre dalla parte dell'avvocato, non mi interessa il resto degli argomenti. Uno che protegge i deboli, per me sarà sempre dalla mia parte. Anche nel momento in cui dovessi dirgli guarda, io non la penso come te. Perché purtroppo a difendere i deboli ormai in Italia sono rimasti veramente in pochi e lo state vedendo ogni giorno di più. Ciao a tutti.